Paccaggi, ottava stagione a Pistoia, in diverse fasi della sua carriera. Johnson nell'angolo, difesa aggressiva quello di Anderson che rimane sul blocco di Magro, e allora Johnson a spazio di 23 nell'ultima gara giocata da Pistoia. Jazz Johnson qui sbaglia Verona, c'è ancora un rimbalzo in attacco preso da Carvel Anderson, proprio a 4 punti per il giovane classe 2001 Angelo Nelchiaro nelle due gare orologio finora giocate dalla Giorgio Tesi. Rosselli attacca dal palleggio, grande assist battuto per terra per Giovanni Pir. Monaco prima di tornare quest'anno in Italia per vestire la maglia di Verona. Anderson sistema in piedi, spara e segna dal perimetro e ha attaccato molto bene l'area in post basso. Spanghero gioca il pick and pop con Johnson, tripla di Grant, ancora Spanghero vuole attaccare Della Rosa, ancora blocco di Candussi, tripla di nuovo per Grant, 2 su 2. Vicina del chiaro per piazzare il blocco, Risma prova a buttarsi dentro, cerca di andare nell'angolo da Johnson, palla rubata da Casarin che lancia il contropiede di Verona, vola sopra il ferro Udo, vuole accelerare Verona adesso con Spanghero che porta palla a rimorchio, Grant ci riprova dalla punta, nato in rosa dopo lo stop Alinei per Magro, è consegnato ancora per Johnson, buon cambio difensivo di Candussi che chiude la via del canestro a Johnson, lob per Fla che la raccoglie dopo averla persa, ancora vuole attaccare spalle a canestro Johnson, un paio di sportellate poi il tiro in fade away, anche lui sbaglia il tap-in però, e adesso è Verona che può ripartire con la velocità in palleggio di Carvel Anderson, Pini, ribaltamento Grant, questa volta in tempo il close out di Saccaggi per Utomi, consegnato arriva mai per Saccaggi che ha spazio per andare fino al ferro, gran primo passo di Del Chiaro, prende posizione nel mismatch contro Carotti, non va da quella parte Saccaggi che invece scarica, penetra, va da Risma, palla persa, recuperata da Verona, Anderson ci prova in transizione da 3 punti, sbaglia Rosselli con 4 secondi, uno sprint per andare al ferro, palla nell'angolo deviata, Carotti la riceve, tira sulla sirena e segna Lorenzo Carotti, che finale di quarto per Verona, lo sprint di Rosselli e Carotti bravissimo in emergenza a tirare in tempo, con cui comincia il terzo periodo. Utomi quindi in campo nonostante sia gravato di 3 falli, Johnson esce a ricevere la palla schiacciata per terra di Saccaggi, blocco di Magro, arresto e tiro di Johnson, Whittle, Johnson si accoppia con Utomi, Anderson a spazio sull'uscita per puntare il suo mirino di Anderson, secondo fallo di Del Chiaro, tripla di Xavier Johnson a segno per il più 15 Tezenis, con vantaggio di centimetri contro Della Rosa, prova a sfruttarlo, tiro a bersaglio per Davide Casarin, primi 2 della sua partita, entra, scarica, c'è Udom che riceve nell'angolo, prende posizione Candussi contro Divac, raddoppio di Risma, Candussi che gioca a spalle a canestro contro Johnson, la ributta fuori per Casarin che attacca il recupero di Della Rosa, arresto e tiro sbagliato e non di poco, lotta come un leone in mezzo alla mischia Candussi, deve, poi va nell'angolo dove c'è Grant che ci prova ancora una volta da 3 punti, questa la sbaglia ma Candussi prende benissimo, sicuramente un tiro difficile ma che un giocatore con la sua sensibilità di polpastrelli dimostra di avere. Ma c'è un secondo extra possesso consecutivo per Verona, tantissimo spazio anche per Casarin che questa la mette, ha avuto 3 possibilità. Casarin sull'altro lato, blocco di Johnson, Casarin vuole chiudere il pick and roll, palla non precisa, Johnson la raccoglie, attacca dal palleggio Del Chiaro e il ferro invece, Johnson va sul lato destro da Utomi accoppiato a Casarin con 7 secondi per andare al tiro, penetrazione di Utomi al ferro che dal punto di vista agonistico è terminata molto tempo fa con il terzo quarto in cui Verona ha dominato rifilando un parziale di 19 a 7 a Pistoia e qui finisce così il punteggio finale 74 a 46 per Verona, che significa